LG Velvet punta tutto sul design, uno smartphone veramente bello ma con un piccolo e importante difetto. Adesso lo vediamo insieme in questa recensione completa. Per la casa coreana il Velvet rappresenta un cambio di rotta sia nella realizzazione degli smartphone che anche nel loro posizionamento sul mercato, perché si tratta di fatto di un medio gamma. E questa categoria di prodotti sta diventando sempre più importante nel 2020, con i top di gamma che raggiungono dei prezzi davvero elevati, oltre i 1000 euro. Questa fascia di mercato è popolata da tanti dispositivi molto validi ed equilibrati. LG cambia anche il nome perché sparisce la nomenclatura ThinQ. Noi in questa prova l'abbiamo testato nella colorazione bianca, ma durante l'anteprima abbiamo visto il Velvet anche in quel colore arancione rosa che in realtà offre dei riflessi cangianti davvero particolari quando viene colpito dalla luce. Forse quella è la colorazione migliore perché fa spiccare ancora di più il design particolare di questo smartphone. Quando lo si prende in mano ci si accorge di quanto il Velvet sia uno smartphone leggero, soltanto 180 grammi, e soprattutto di quanto sia sottile. La fusione di questi due elementi lo rende abbastanza comodo da tenere in mano, ma comunque non è uno smartphone piccolo, è compatto, perché il display è comunque da 6.8 pollici, quindi bello ampio, e soprattutto le cornici sono sì ben ottimizzate, ma quella superiore e quella inferiore sono un po' troppo spesse per gli standard attuali. Guardandolo da dietro, la cosa che maggiormente salta all'occhio è che le fotocamere sono quasi totalmente a filo con la scocca. In realtà quella principale sporge poco meno di un millimetro, ma si nota davvero poco ed è ben distante dai moduli fotografici di altri dispositivi che sono grossi e sporgenti. Qui, quando il Velvet è poggiato sul tavolo, non balla assolutamente. Nonostante si tratti di un medio gamma, LG non è scesa a compromessi dal punto di vista costruttivo, perché è assemblato in maniera impeccabile e in mano sembra di tenere un dispositivo molto più costoso. Con la scocca posteriore in vetro c'è la ricarica wireless, ma si mantiene anche la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Torniamo però sulla parte frontale con il grande display curvo. Questi bordi edge non creano problemi di tocchi involontari durante la scrittura. La risoluzione è Full HD+, ma la cosa che maggiormente stona un pochettino è il fatto che sia a 60 Hz, quindi non abbiamo i 90 o i 120 Hz di altri display, di altri smartphone, e quindi non riusciamo ad avere la stessa piacevolezza di fluidità e di reattività del display che abbiamo su altri brand. Questo ovviamente non va ad inficiare la qualità del pannello, perché comunque si tratta sempre di un Super AMOLED molto luminoso, anche sotto la luce diretta del sole si vede bene ed è particolarmente adatto per la visione di contenuti multimediali, anche perché c'è il supporto HDR. Con la tecnologia OLED inoltre è stato possibile introdurre al di sotto del display il sensore per il riconoscimento dell'impronta. Non è velocissimo e soprattutto non è incredibilmente preciso, qualche volta mi ha dato un po' di noia. In questo 2020, a parer mio, i migliori smartphone da acquistare non sono quelli super top, ma i medio gamma, quelli con lo Snapdragon 765, e questo è proprio il SoC integrato nell'LG Velvet. E grazie a questa CPU abbiamo delle prestazioni abbastanza buone, discrete, ovviamente non siamo a livello di un 865, ma in accoppiata con 6 GB di memoria RAM possiamo avere un sistema abbastanza veloce anche nel gaming. La memoria interna è da 128 GB, ma si può espandere con scheda SD. Sul fronte connettività, ovviamente c'è anche il supporto alle reti 5G, ma si tratta di uno smartphone single SIM, quindi niente supporto a due schede. Insomma, abbiamo un buon hardware, un design particolarmente curato, ma a parer mio il software non è all'altezza delle restanti componenti, perché la personalizzazione di LG risulta uguale al passato. Sul Velvet è basata su Android 10 con patch di sicurezza aggiornate a giugno, ma ci sono rallentamenti o lag nelle animazioni che risultano poco fluide, specialmente nel launcher di sistema. Generalmente va bene, ma non sempre, ed è un peccato perché è uno smartphone davvero bello, il cui giudizio è però pesantemente influenzato da un software un po' lento, e con questo hardware mi sarei aspettato una maggior rapidità, è ormai un po' datato. Passiamo alle fotocamere, che sono nella media. Nel V60 mi erano piaciute davvero tantissimo, ma qui siamo in una fascia un po' più bassa e quindi è giusto aspettarsi delle prestazioni inferiori in questo reparto, che è solitamente quello che differenzia tantissimo gli smartphone top di gamma da quelli un po' più economici.
Ad ogni modo, la camera principale è da 48 megapixel, la secondaria è da 8 con lente grandangolare e infine c'è una un po' più piccola da 5 megapixel che viene sfruttata esclusivamente per catturare delle informazioni sulla profondità di campo. Con molta luce si comporta benissimo con tutti i sensori, quindi con quello standard e anche con quello ultra wide, ma appena la luce cala un pochettino non si riesce a mantenere un buon livello di dettaglio, i colori appaiono un po' troppo amalgamati e poco nitidi. La stessa cosa accade con la fotocamera frontale da 16 megapixel e poi ho notato che l'effetto bokeh funziona discretamente, ma l'algoritmo di riconoscimento dei contorni non è precisissimo. I video invece mi sono piaciuti, ben stabilizzati e una gamma dinamica abbastanza ampia, si possono però registrare fino in 4K a 30 frame per secondo e per avere i 60 fps si dovrà scendere a 1080p. Ci sono infine due speaker, uno sulla parte inferiore e uno che sfrutta la capsula auricolare come seconda cassa e si va a creare quindi un bel effetto stereo, audio potente e molto pulito, promosso anche da questo punto di vista anche perché c'è sempre il jack audio 3.5 mm per collegare cuffie con filo. Sparisce purtroppo il quad DAC, che era una cosa che avevo apprezzato tantissimo sul V60. Qui non c'è, ma nuovamente siamo in una fascia inferiore e ci sta questa mancanza. Di fianco alla cassa c'è la porta di ricarica Type-C con uscita video e tramite questa si può collegare anche il dual screen. LG sta puntando davvero tantissimo su questa tecnologia e l'abbiamo già vista ad esempio sul V60. Se su quello smartphone aveva senso, sul Velvet secondo me non è particolarmente adatta. Per prima cosa perché la trovo un po' bruttina, è una custodia in plastica e va a coprire tutto lo smartphone e si perde quel fantastico design che caratterizza il Velvet. La seconda cosa è relativa alla forma del display. Il pannello è identico, ma quello sullo smartphone è curvo, mentre quello presente sul dual screen è totalmente piatto. LG ha voluto ricreare la stessa identica esperienza tra i due, mettendo addirittura un secondo notch sullo schermo esterno, nonostante non ci fosse nessuna camera. Ma di fatto offrono un touch and feel differente, si crea una sorta di incoerenza e discontinuità tra i due. Rimane comunque utile per tenere applicazioni aperte in full screen contemporaneamente o giocare a titoli che supportano l'utilizzo tramite controller. Sul fronte batteria abbiamo uno smartphone con un comportamento nella media, insomma è equilibrato in tutti i suoi aspetti, perché a sera solitamente ci arrivate con un 10-15% di carica residua, anche perché la batteria non è grandissima ma non è neanche così tanto piccola. 4300 mAh di capacità, che non sono un dato da record ma vi permette con serenità di chiudere tutte le giornate lavorative. La cosa che però ho notato è che tende a scaldare un po' troppo durante la fase di ricarica. Qualche giorno fa ho addirittura ricevuto una notifica di surriscaldamento della batteria nel mentre che avevo lo smartphone con la navigazione Maps e in ricarica tramite il cavo della macchina. È uno scenario sicuramente molto impegnativo, saranno le giornate particolarmente calde, ma tutto questo non mi ha mai creato problemi con altri dispositivi. Bene, siamo giunti alle conclusioni e vediamo anche il prezzo di questo smartphone, perché lui di listino costa 649 euro, ma già da subito si riesce a trovare scontato a 570-580 euro, e se l'acquisterete entro il 31 luglio potrete ricevere in omaggio anche una custodia trasparente e le cuffie True Wireless di LG. Insomma, un prezzo davvero ottimo per uno smartphone che c'è indubbiamente piaciuto, perché offre delle caratteristiche che in questa fascia di prezzo non sono così tanto semplici da trovare, come ad esempio la certificazione IP68 o anche la ricarica tramite wireless. Però il tutto è molto bello, un design particolare, ma viene azzoppato da un software che risulta un po' troppo datato. LG, mi rivolgo a te, sistema questo reparto e ci siamo. Il Velvet diventa perfetto. Comunque io voglio sapere la vostra, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo dispositivo e come sempre vi invito anche a lasciare un like e un commento e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti da Lorenzo.